Oggi la casa è il rifugio più sicuro, come lo era ieri e come lo sarà domani. Perché la casa è il luogo dove anche al buio ti puoi orientare e sentirti protetto. La casa è un bene prezioso. La casa è fatta di sogni, di sacrifici, di risparmi. Per questo, ora come non mai, la casa è il luogo ideale dove immaginare un futuro migliore. Gruppo Tecnocasa, da oltre 40 anni, vicino alla casa degli italiani. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di Tele One di Sport 19, nuovo appuntamento con il live, con il Palermo Calcio. Si gioca di nuovo di mattina, possiamo dire così, quindi caffè, cappuccino e Palermo anche questa volta. È stata una settimana molto particolare quella che si è conclusa dopo la brutta sconfitta, il flop interno contro la Virtus Francavilla. Le parole del presidente dei Rosanero Dario Mirri, ora c'è anche il mercato di riparazione che incombe, già il Palermo ha iniziato a lavorare molto bene, ci sono delle novità che vi daremo durante il corso di questa trasmissione. La scorsa settimana ci eravamo salutati con un buongiorno, diciamo buongiorno anche oggi a Roberto Pedivellano che è allo stadio collegato direttamente dal Renzo Barbera. Roberto, c'è da dire che ci siamo detti buongiorno la scorsa settimana, ma poi la giornata è andata di traverso un po' a tutti, no? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, a te, agli amici a casa e collegati sul canale 19 di Tele One, sulle pagine Facebook di Sport 19 e Tele One e sul canale Sport 19 di YouTube. Sì, non è, è stato un buongiorno, lo è anche oggi il buongiorno, però poi il risultato finale non ha sorriso ai colori rosanero. Secondo appuntamento di seguito all'ora di pranzo in casa per il Palermo dopo l'imprevista, ma dobbiamo dire anche meritata per la stessa ammissione dei diretti interessati, sconfitta con la Virtus Francavilla. I rosanero hanno bisogno di una prestazione che inverta la rotta di questo girone di ritorno per non perdere ulteriore terreno nella lotta per un posto privilegiato nei playoff. Troppo, dobbiamo dire, hai ragione tu, gli alti e bassi di questa squadra che è ferma a 24 punti in classifica, lontano 7 punti dalla terza posizione occupata dall'Avellino, e lo deve fare oggi contro il Teramo che ha inflitto la prima sconfitta di campionato alla squadra rosanero, squadra del Teramo che dopo un inizio brillante è un po' rallentato e che infatti non vince da 8 giornate, ma comunque con 24 punti occupa una posizione di tutto rispetto in classifica. Ma la linea a te per presentare i nostri ospiti di oggi. Benissimo Roberto, speriamo bene. Naturalmente io ricordo a tutti coloro che ci stanno guardando, ai nostri telespettatori e a tutti coloro che ci seguono attraverso i social network che è possibile scrivere i vostri commenti proprio sulla pagina di Facebook al di sotto e anche su YouTube. Mi raccomando, scrivete anche il pronostico della gara fra Palermo e Teramo. Introduciamo subito i nostri ospiti di oggi. È un ex rosanero, un idolo, una bandiera del Palermo che noi abbiamo qui in collegamento con noi. Diamo il benvenuto a Roberto Biffi, il nostro commentatore ufficiale. Ciao Roberto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Buongiorno Roberto. Abbiamo un altro grande ex, altro giocatore che ha dato tantissimo per il Palermo, io lo definirei un numero 10 per classe, per carattere e anche per signorilità. Ecco, lo possiamo presentare così, diamo il benvenuto a Lorenzo Scarafoni. Buon pomeriggio, buongiorno. O buongiorno? Ecco. Buongiorno, per ora buongiorno. Ancora possiamo... Per ora buongiorno. Sì, purtroppo... Buongiorno.
Ecco, devi aspettare, allora guarda che è normale, è in discoteca Roberto allo stadio, che sembra esatto, musica discoteca. Non è allo stadio ma in discoteca, infatti vediamo, ho dovuto disattivare il suo audio e lo vediamo anche ballare in questo momento. Vai Roberto Pedivellano. Lo diciamo anche agli amici a casa di collegati con Tele One, è una consuetudine questa di non capire gli effetti di questa musica a tutto volume, visto che qui ci sono solo addetti ai lavori, quindi l'intrattenimento è un po' troppo fastidioso. Detto questo, il dubbio sono arrivate le formazioni che andiamo a leggere subito, così andiamo a commentare scelte e grosse novità per quanto riguarda questa formazione. Il dubbio della vigilia riguardava l'impiego di Ogier, che è stato sì convocato, ma diciamo subito che non sarà della partita, è stato preferito Bro. Poi la novità è il ritorno al 4-2-3-1 di Boscaglia e soprattutto la conferma al centro dell'attacco di Lucca. Ma la novità assoluta è che è arrivato nelle scorse ore il nuovo acquisto Francesco De Rosa. Bene, Boscaglia ha deciso di portarlo in panchina. Quindi andiamo subito a leggere nei dettagli quello che è la formazione della squadra rosanero che giocherà quest'oggi. Ecco, guardiamole anche su schermo, sì, vai col Palermo. E diciamo subito, Pelagotti in porta, la novità di Lancini in panchina, preferito a Palazzi, quindi decide di dare un'impronta tecnica diversa sull'impostazione della manovra con un centrocampista adattato al ruolo di centrale, che bene ha fatto prima che subisse quell'infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchio tempo. Quindi Accardi, Somma, Palazzi e Crivello, linea 4. I due a centrocampo saranno Luperini e Bro. La linea dei tre trequartisti vede Canutè, Rauti e Valente, quindi al centro dell'attacco Lucca. La panchina la diciamo subito, proprio per testimoniare questo quanto detto, cioè che Francesco De Rosa con la maglia numero 18 sarà in panchina insieme a Fallani, Doda, Corrado, Floriano, Martens, Saraniti, Silipo, Santana, Lancini, Peretti e Marong. Subito, velocissimo, un commento a Roberto Biffi su questa scelta di cambio di modulo e soprattutto di Palazzi al centro della difesa. Beh, il cambio di modulo inizialmente Boscaglia si era già presentato con questo modo di schierare la propria squadra, e quindi non è proprio una sorpresa. Diciamo che se ha fatto questa scelta probabilmente avrà i suoi buoni motivi. Io ho apprezzato anche lo sforzo della società di prendere De Rosa, che secondo me può essere utilissimo in questo modo di giocare davanti alla difesa, visto che è un giocatore di quantità e quindi può dare una grossa mano. Adesso è in panchina perché è appena arrivato, però poi credo che verrà utilizzato in quella posizione, quindi torna secondo me al suo modo di giocare che ha avuto all'inizio della stagione Boscaglia con la squadra. Io sì, volevo andiamo a coinvolgere anche Lorenzo Scarafoni. Io purtroppo, Roberto, devo disattivare il tuo audio in questo momento per parlare nuovamente delle parole del presidente Dario Mirri. Ha ammesso qualche piccola difficoltà quest'anno anche nella costruzione dell'organico. Fra le tante cose che ha detto, le parole riguardanti la cattiveria e il carattere dei giocatori che è necessario per affrontare un campionato di Serie C. Chiedo a Lorenzo Scarafoni quanto è vero che è più difficile far adattare un giocatore che arriva dalla Serie B alla Serie C rispetto al prendere e costruire una rosa con giocatori più abituati a questa categoria. Ma io credo che sia compito proprio della società scegliere gli uomini che poi vanno a scegliere le squadre, e quindi credo che se c'è stata qualche difficoltà è in parte una colpa della società. Quindi credo che sicuramente è una società giovane, una società che deve fare esperienza, ma
ai giocatori queste caratteristiche vanno trasmesse. Poi se uno sceglie un allenatore, dei tecnici o dei giocatori che le hanno già dentro, meglio ancora, oppure magari sceglie i leader che possono dare questa impronta a tutti gli altri giocatori, è fondamentale. Biffi? Ma la società, chiaramente, come diceva Lorenzo, è una società giovane, anche se il direttore generale è un uomo di calcio navigato, quindi ha scelto un allenatore che secondo me a inizio stagione tutti avrebbero fatto carte false per arrivare a Palermo. Però purtroppo, come diceva Lorenzo, bisogna arrivando alla Serie D bisogna cercare giocatori adatti alla categoria della Lega Pro, che è una categoria difficile da vincere, nel senso che arrivare primi in questi gironi non è semplice per tutti, anche per la stessa Ternana, che in questo momento sta facendo un grande campionato. Però c'è sempre da lottare, bisogna avere un giusto mix tra ragazzi che abbassano la testa e corrono e ragazzi che ragionano. E purtroppo le squadre sono sempre un mix di questo genere. Se poi azzecchi i personaggi giusti, i giocatori giusti per poter arrivare fino in fondo nella maniera migliore, tanto di guadagnato. Però è tutta esperienza, secondo me, che si sta facendo questa nuova società. Ok. Roberto? Sì, ospiti guidati da Massimo Paci, alle prese anche lui con infortuni, ma anche con qualche squalifica importante, come quelle di Arrigoni e di Achité, quest'ultimo molto attenzionato da club di Serie A in questa sessione di mercato. Ma ascoltiamoci le parole di Boscaglia, ieri intervenuto in conferenza stampa su questa squadra abruzzese. Andiamo. Una squadra forte, una squadra arrabbiata, perché nelle ultime partite, vedendo tutte le loro partite, hanno raccolto molto molto meno di quello che avrebbero meritato di raccogliere. Una squadra che rispetto all'andata ha cambiato zero, è vero che ha due squalifiche, ma ha tanti giocatori bravi in rosa. Una squadra che è partita per arrivare tra le prime tre, è detto anche dalla società, e quindi mi aspetto una squadra forte, con grande organizzazione di gioco, con grande personalità in campo, una squadra che sa quello che vuole, e quindi ci aspetta una partita importante, una partita dura e tosta, e noi dobbiamo essere più tosti di loro per vincerla. Allora, sì. Prima di andare a vedere l'altra formazione, io, Roberto, se sei d'accordo, andiamo con una velocissima rassegna stampa, ti do la parola intanto. Sì, io direi di rivolgere subito una domanda che mi ha molto colpito, questa dichiarazione di Mirri all'inizio di questo confronto che ha avuto con i colleghi della carta stampata e dei media in settimana. Ha parlato di giocatori che per caratteristiche sarebbero più idonei per un campionato di B e non per affrontare la C, dove agonismo e cattiveria sono le componenti principali. Voi siete d'accordo con questo concetto? Vale a dire, un giocatore che raggiunge un certo livello può riadattarsi, perché chiaramente, sicuramente per larga parte hanno già giocato in Serie C, può riadattarsi in un campionato di Serie C riacquisendo quelle caratteristiche che sono necessarie per affrontare appunto questo campionato? Vai, Lore. Chi parla per primo? Vado io? Vai, Lore, sì. Io credo che quando un giocatore è bravo in tutte le categorie, non c'è una categoria dove può dare il meglio di sé, e se non è bravo in una categoria e non è bravo in un'altra, significa che il giocatore ha delle pecche, secondo me. Quindi credo che sia questa una giustificazione che secondo me non regge, ecco tutto qua. Gobi? Ma no, io l'ho detto prima, ci sono giocatori che sono più adatti magari a giocare in certe categorie rispetto ad altri. Lo stesso De Rose è un giocatore che era in Serie B fino a qualche ora fa, è sceso di categoria, è venuto a Palermo perché il campionato necessita di giocatori che vanno in campo col coltello fra i denti e devono lottare su ogni pallone.
probabilmente il Palermo pecca sotto questo aspetto e manca di giocatori del genere in questo momento in mezzo al campo. Però sono d'accordo anche con Lorenzo quando dice che se un giocatore ha queste caratteristiche per poter giocare in Lega Pro è molto più avvantaggiato, visto che il calcio nelle categorie superiori si dovrebbe giocare un pochino di più tecnicamente, può essere più avvantaggiato perché ha delle qualità e dei compagni vicino che possono farlo risaltare, ecco. Quindi se un giocatore è bravo, come diceva allora, giochi in Serie A, in Serie B, in Serie C, probabilmente l'adattamento è quello che ti fa a cui si riferiva il presidente, l'adattamento ai campionati da scendendo chiaramente di categoria. Questo secondo me era quello che intendeva dire Dario Mir. Allora, prima di passare al Teramo, tu Roberto Biffi hai parlato di coltello fra i denti, Boscaglia ci è andato ancora più sicuro, ecco qui, voglio vedere un Palermo con il sangue agli occhi, con questo apriamo la velocissima parentesi sulla rassegna stampa, questa è la Gazzetta dello Sport, pezzo di Fabrizio Vitale, naturalmente vengono riportate soprattutto le parole del tecnico che ieri ha rilasciato la conferenza stampa prepartita: mi serve un Palermo al massimo, certi errori non voglio più vederli. E questo è un riferimento di Boscaglia naturalmente a quella che è stata la partita contro la Virtus Francavilla. Palermo in cerca di risposte con il Teramo, sono tutti sotto esame, Giornale di Sicilia, pezzo di Carlo Brandaleone, e poi passiamo alla Repubblica. Boscaglia scuote i suoi, e naturalmente per spostarci anche all'area Teramo, il Teramo cerca di dare anche lui una scossa perché vuole tornare a vincere, questo è il messaggero. Abbiamo parlato del Teramo, possiamo andare a vedere velocemente la formazione intanto, con Lewandowski, Costa e Soprano, Piacentini, Tentardini e Santoro, Viero, Birigea, Bombaggi, Mungo e Pinzauti. Il tecnico è Massimo Paci. Roberto Pedivellano, tu hai preparato anche il contributo di Paci, direi che se non hai altro da aggiungere possiamo andare a sentire lui, che dici? Assolutamente sì, sentiamo Paci. Palermo probabilmente sarà diverso perché adesso stanno giocando in maniera diversa, è una squadra forte sulla carta, hanno meno punti di noi, ma questo non significa niente perché in questo momento credo che siano altre le cose che facciano la differenza. È una squadra difficile da incontrare nel loro campo, visto la partita con il Francavilla, e meritavano ampiamente di vincere, poi hanno perso la partita ma hanno avuto almeno 10 occasioni per fare gol. Una partita in chiave tecnica, loro porteranno molta pressione e quindi concederanno campo alle loro spalle, dovremmo essere bravi nelle ripartenze, a sfruttare quegli spazi che inevitabilmente si creeranno. E poi una partita di attenzione, perché la loro fase offensiva è una fase importante e quindi dovremmo essere attenti, avere le linee strette, essere compatti, insomma fare una partita di grande ferocia difensiva e di concretezza per quanto riguarda l'attacco. Allora Roberto, prima di darti la parola, Roberto Pedivellano, naturalmente per parlare anche un po' di mercato e facciamo anche un'altra domanda ai nostri ospiti, andiamo a fare una veloce lettura anche dei primi messaggi che ci sono arrivati. Forza Palermo sempre da parte di Vincenzo Flores, stessa cosa da Salvo Nolfo, e poi abbiamo un saluto di Enzo Alduina a tutti noi e i primi pronostici. Ecco qui, Francesco Filippone, 2-0 per il Palermo con gol di Saraniti e Rauti, e poi Vincenzo Lo Cicero, che io saluto affettuosamente, 2-1 il risultato sempre per il Palermo. Andiamo al Barbera. Sì, una serie di incontri, di confronti e soprattutto di valutazioni ha prodotto un'improvvisa accelerata in sede di calciomercato, come abbiamo prontamente documentato quasi in diretta sul nostro sito su sport19.it. nelle scorse ore il Palermo ha piazzato il primo colpo di mercato che vediamo sedere in panchina quest'oggi. Francesco De Rose, forte ed esperto giocatore, ex capitano della Regina, pilastro di quel campionato vinto l'anno scorso dai Amaranto, è arrivato in rosanero. Il prossimo dovrebbe essere Antonio Di Gaudo. Questa trattativa, che è partita nelle ultime ore
dello scorso calciomercato, quello estivo, si è offerto il giocatore palermitano, ma non ci sono stati, per motivi di tempo, non c'è stato spazio per poter concludere la trattativa, che si è riaperta in maniera forse decisiva ed è, sarebbe prossima alla conclusione. C'è accordo totale tra le parti, un ingaggio importante che Di Gaudio percepisce al Verona, che dovrebbe essere spalmato per almeno un paio di anni. Di Gaudio vorrebbe giocarsi una chance in Serie B, quindi sta prendendo tempo e la trattativa, a mio parere, e la prossima settimana si concluderà quasi il calciomercato, si dovrebbe concretizzare nelle ultime ore. Bisogna anche aspettare che il Palermo liberi lo spazio eventuale per l'arrivo di un secondo calciatore, perché per regolamento e scelte sarà dovuta una scelta inevitabile che vada a una possibile cessione o un'esclusione di qualche giocatore dell'attuale rosa. Io quello che voglio chiedere ai nostri ospiti, principalmente a Robby Biffi, che ha seguito il Palermo tutto l'anno, però qualcosa ce la potrebbe dire anche Lorenzo: De Rosa e speriamo Di Gaudio bastano per colmare le lacune che questa squadra ha palesato durante tutto il girone d'andata? Questa a Robby. Per quanto riguarda in linea generale a Lorenzo, che ha un po' meno seguito le vicende della squadra, due giocatori nel mercato di gennaio possono alterare gli equilibri in positivo di una squadra che non è stata costante nel rendimento nel girone di andata? Vabbè, io lo sai, Robby, io l'ho sempre detto, secondo me questa squadra è forte. Questa squadra ha giocatori che hanno grande esperienza, grande forza, sono tecnici, giovani interessanti, interessantissimi, e quindi è già una rosa forte, secondo me. Probabilmente paga l'errore o l'inizio di stagione non buono per varie vicissitudini, e Covid anche ci metto. E quindi, cioè, secondo me, se arriva qualche giocatore tipo Di Gaudio o De Rosa, che è arrivato adesso, probabilmente andrai a migliorare la qualità della rosa, della squadra. Io non credo molto, come ti ho sempre detto anche nelle trasmissioni precedenti, non credo molto nel mercato di riparazione. Probabilmente, visto che sono giocatori che arriveranno e firmeranno un contratto non di 6 mesi, ma di più di un anno, e quindi vengono presi nell'eventualità in cui il prossimo anno si punterà decisamente al salto di categoria, oppure arrivare in fondo a giocarsi playoff e cercare di sfruttare al massimo la situazione che ti si presenta. Questa è la mia idea. Lorenzo? Ma io credo che sono sulla linea di Roberto, e poi lui conosce meglio tecnicamente questa squadra, ha avuto modo di seguirla. Io credo che, per esperienza, credo che la cosa importante è che ci siano determinati equilibri nell'inserimento di altri giocatori. Se l'organico lo richiede, gli equilibri li può trovare solo l'allenatore, che è a conoscenza di ciò che accade nello spogliatoio, e quindi solo lui può sapere se determinati giocatori vanno bene, ce n'è bisogno e cose del genere. Credo che però nello stesso tempo di poter dire che anche se il Palermo quest'anno, vedendo un po' dall'esterno, non ha fatto delle scelte eccellenti, cioè in generale, non ha fatto una grande campagna acquisti o non ha allestito una squadra, diciamo, forse per vincere il campionato immediatamente, può benissimo programmare già per il prossimo anno, e comunque sia ci sono sempre i playoff che possono essere validi per salire di categoria. Ma la cosa importante in una società giovane credo sia quella di affidarsi a gente competente, a gente che ha una dignità calcistica, una dignità morale prima di quella calcistica, cosa in questo calcio vedo che è molto molto difficile. L'altra domanda che vorrei fare, Robby: la scelta della prima punta nelle ultime gare ha visto Boscaglia scegliere Lucca. È probabile, viste le mediocre prestazioni della punta, che abbia dato troppe pressioni a questo ragazzo, che fondamentalmente è ancora giovane? Moggi lo conferma. Secondo te,
chiedo anche a Lorenzo, che ha fatto lo stesso ruolo. Fa bene l'allenatore a confermare un giocatore che non ha fatto bene nelle ultime giornate, o dovrebbe cercare alternative e dargli un po' di relax dal punto di vista agonistico? Ma c'è stato un attimo, un frangente di questo campionato che Luca è stato decisivo, perché col Bari è riuscito a pareggiarsi punizione proprio a cadere quasi, e ha fatto un paio di gol interessanti, quindi credo che ha delle qualità che vanno tenute in considerazione. Però si è partiti all'inizio stagione con una certa idea di attaccante, cioè Saraniti, e poi da un momento all'altro, visto che, come diciamo sempre, Boscaglia non vede di buon occhio le due punte giocare insieme e gioca sempre con una punta sola ad attacco, centravanti praticamente, in questo momento Luca è il privilegio di entrare dal primo minuto. Però io credo che queste cose cambiano da un momento all'altro, nel senso che come è partito Luca dalla panchina inizio stagione, adesso in questo momento è sacrificato e Saraniti, credo che prima o poi Saraniti tornerà a riprendersi la maglia titolare. Però queste sono valutazioni che fa l'allenatore, le scelte le fa l'allenatore, giustamente, per quello che vede durante la settimana. Noi possiamo solo stare qui a discutere su quelle che sono le sue scelte, ma non sappiamo fino in fondo il perché abbia fatto questa scelta e continui a fare questa scelta. Avrà le sue buone ragioni e solo il campo ti dice se poi hai fatto la scelta giusta o meno. Lorenzo. Sì, io parto un po' egoisticamente da ex attaccante, dico sempre che la serenità che un attaccante vuole è quella di avere la maglia sempre a disposizione. Però credo che anche che l'allenatore sia la persona che possa stare il polso in maniera più decisa e più concreta a un giocatore, al suo carattere, e quindi sa come stimolarlo nel modo migliore. Quindi credo che un allenatore faccia sempre il meglio per se stesso e per la squadra, quindi solo lui può sapere questi equilibri. Enzo, andiamo a salutare altri telespettatori. Intanto vi ricordiamo che potete vedere la diretta per quanto riguarda la televisione, oltre che sul canale 19 del Digitale Terrestre, anche sul 519, anche sul bouquet di Sky. Andiamo a salutare Attilio Marino, poi abbiamo anche Sandokan, ecco qui, guardate che piacere avere anche Sandokan qui oggi con noi, che ci chiede se ci sarà la diretta. Assolutamente no, perché non abbiamo i diritti. Poi abbiamo anche una domanda tecnica: gioca Palazzi centrale, perché non al centrocampo al posto di Bro? In panchina ci sono Lancini e Peretti. A questa risponderà Roberto Pedivellano, che ha anche la formazione sott'occhio. E poi abbiamo altri saluti che ci arrivano da Mattia Moscarello e da Antonino Arcara. Sì, sicuramente, perché sicuramente chiedo conforto anche dal punto di vista tecnico, anche a Roby. Sicuramente avranno dei compiti, sia Bro che Luperino avranno dei compiti più di copertura, e si lascerà a Palazzi il compito di iniziare l'azione un po' da dietro, no Roby? Sì, ma Palazzi è un centrocampista, quindi in teoria a piedi buoni, in pratica anche. Poi iniziò, fino a quando non ha avuto l'infortunio che si è tirato, praticamente era uno dei migliori, era uno che stava rendendo molto anche in quella posizione. E quindi credo che Boscaglia lo abbia riproposto proprio per quello. Quello che mi lascia un po' perplesso è che Luperini è un grande giocatore, è un giocatore che ha grandissime qualità, soprattutto di inserimento, però giocando con i due davanti alla difesa praticamente non dico che debbano essere statici per dare copertura al reparto difensivo, però non lo vedo in quella posizione, non mi piace, ecco, diciamo così, è una mia sensazione, è un pensiero mio personale.
però in quella posizione non lo vedo, e infatti credo che De Rose parta dalla panchina proprio perché è appena arrivato, perché se avesse avuto qualche giorno in più probabilmente di allenamento con i ragazzi, con i propri compagni, avrebbe giocato lui, avrebbe giocato lui probabilmente. Sicuramente, stavo per dirlo anch'io questo. Parliamo allora, di sì, ricordo intanto di scrivere i pronostici ancora ai nostri tutti coloro che ci stanno ascoltando. Vai Roberto, poi fra un po' apriamo anche un capitolo gustosissimo che è quello dell'Amarcord, perché quest'oggi abbiamo anche Lorenzo Scarafoni e sappiamo centinaia di presenze fra Serie A, Serie B e poi una bellissima esperienza a Palermo. Vai Roberto. No, lo apriamo subito questo capitolo, visto e considerato okay, che ci sono pochissimi minuti a disposizione, ne voglio ampiamente parlare con Lorenzo Scarafoni, che ricordiamo in carriera ha totalizzato complessivamente 84 presenze in Serie A con 10 rote, ben 260 presenze e 69 reti in Serie B, conquistando la promozione con l'Ascoli nell'85-86, pensate, udite, con Aldo Sensibile e soprattutto Vujadin Boskov in panchina. Col Palermo si è confrontato in diverse stagioni, ma noi vogliamo focalizzarci su quella che è stata, a parere di tutti, una delle migliori degli ultimi 30 anni, che è il famoso Palermo dei picciotti del 95-96. Arrivò al posto di Rizzolo realizzando 10 gol complessivi, 9 in campionato e 1 in Coppa Italia, in 33 presenze. E noi, carissimo Lorenzo, prima di cominciare con i commenti, con gli aneddoti e con i confronti e con i siparietti con il tuo compagno di squadra di quell'anno, Roberto Biffi, vogliamo commentarli e rivederli tutti questi 10 gol di quell'anno. Cominciamo subito con... Eccoli qua. Il 1 ottobre 95, alla sesta giornata, realizzi questo gol contro il Cosenza. Lo rivediamo in tutto il suo splendore per scelta di tempo, coordinazione. Poi Lorenzo ci dirà anche il suo preferito. Il 29 ottobre del 95, la decima giornata, realizza la sua prima doppietta contro il Chievo, il primo su rigore. Ecco il primo, questo realizzato su rigore. Andiamo a vedere il secondo, su una bellissima azione tipica del calcio totale di Ignazio Arcoleo. Guardate un po'. Controllo di destro e il portiere da una parte, il pallone dall'altra. Rivediamolo ancora. L'azione quello che è Iachini, quello è un certo Beppe Iachini. E di già poi fa la rifinitura. Esatto. Il quarto gol è targato 13 dicembre in Coppa Italia, sfortunata Coppa Italia, lo realizza sul rigore contro la Fiorentina nella gara di ritorno, persa all'andata 1-0 con un rigore assolutamente inventato. Vi ricordiamo la Fiorentina di Battistuta. Col Verona, ecco il gol col Verona della sedicesima giornata, 17 dicembre, una partita incredibile per tanti aspetti. Ecco la Salernitana, il sesto gol il 7 gennaio alla 18esima giornata, che permise al Palermo di andare in testa alla classifica di quel campionato. La rete numero 7 arriva il 25 febbraio alla 24esima giornata su rigore nel pareggio 2-2 contro la Lucchese. Pareggio su rigore è una partita incredibile, ricordate l'errore di Parisi. L'ottavo gol è targato 31 marzo 96 alla 28esima giornata, uno dei preferiti di Lorenzo, sì, è contro il Brescia. Uno dei migliori, non era facile da fare. E contro il Brescia. Eccolo qua, controllo, bellissimo. La non a rete, la realizza il 26 maggio 96, siamo alla 36esima giornata contro il Bologna, in una partita da dimenticare, persa 2-1 in casa. Cross di Lucenti, se non sbaglio. Sì. Non a rete contro il Bologna, l'ultima di quell'anno la realizzò la domenica successiva su rigore a Salerno, in una partita che Palermo ha perso per 2-1. Cominciamo subito dando la parola a Roberto Biffi, prima di far parlare Lorenzo, poi gli chiederemo che esperienza è stata. Lorenzo Scarafoni, nelle parole di Roberto Biffi. Ma intanto io ho questa... Guarda questa un po'. Qua pensa che Roberto lo sa, Enzo lo sa, io non ho la maglia mia, le ho regalate tutte purtroppo e non me ne è rimasta neanche una, però quella di Lorenzo, e quindi per me è grande onore, ce la siamo cambiata l'anno dopo quando è andato a giocare a Ravenna, lui e Beppe.
con Novellino allenatore, se non vado errato. E quindi per me questa è una grande soddisfazione, un grande onore. E poi è un giocatore, è stato un giocatore, i numeri lo evidenziano chiaramente in maniera ineccepibile. È stato un giocatore importantissimo in Serie A, ha fatto gol, oltretutto abbiamo giocato anche in nazionale insieme, anche da giovanissimi. E mi ricordo che in un torneo a Nizza Under 16, il torneo di San Silvestro, di Capodanno praticamente, lo guardavo stupito, perché a 16 anni aveva già giocato in Serie A ad Ascoli, quindi faceva parte della nostra squadra, lo guardavo con ammirazione. Poi ho avuto la fortuna anche di giocarci a Palermo, e anche arrivato a novembre, dopo di noi, insomma, in sostituzione di Rizzolo, però si è visto subito che era un giocatore con grandi qualità tecniche, morali, umane, un giocatore che si faceva anche rispettare, perché è giusto che sia così, nello spogliatoio e soprattutto anche in campo. Un giocatore molto, molto spiritoso, perché sembrava taciturno, però è un giocatore spiritoso. Giocato un grande compagno di una grande avventura, come è stata tutta la squadra in quella stagione magnifica. E niente, sono onorato di aver giocato con loro, e me lo porterò dentro fino a quando non passerò a vita migliore, chiaramente questa sensazione. Lorenzo, a livello tecnico non voglio parlare, perché il giocatore che gioca in Serie A chiaramente non può essere discusso sotto questo aspetto. Lorenzo, prima di lasciarti la parola, ti ho sentito parecchie volte su questa tua esperienza a Palermo in generale. Tu mi hai sempre detto che hai un rammarico, quello di essere arrivato a Palermo quasi alla fine della tua carriera. Sì, io intanto ringrazio Roberto, sa che quando vuole venire a trovarmi c'ha una settimana pagata. L'ho fatto per quello, l'ho fatto per quello, lo sai, no? avendo lo stesso nome mi ero illuso, avendo così. E quindi, insomma, cucino io, faccio tutto io, non ti preoccupare. Comunque, a parte gli scherzi, ringrazio Roberto perché ha usato delle parole fantastiche, e conoscendolo so che sono parole sincere, quindi mi ha fatto quasi commuovere. E poi Roberto per me ricorda, appunto, come diceva lui, un'esperienza che quando eravamo ragazzini, ma che penso sia iniziata prima dei 16 anni. Ora no, sì, sicuro. Siamo in pensione tutti e due, quindi facciamo un po' fatica con i ricordi, però credo che io mi ricordo di Roberto ragazzino che era innamorato era un sorcino lui, no? Seguiva Renato Zero, e ora ero un sorcino e mi piacevano le entrate a piedi uniti. Prima lo permesse. Forse anche le mini minor, no? Biffi, ce lo chiede Andrea, sì. Busateri, che fine ha fatto quella mini minor? Quella lì, no, quella è stata un prestito del padrone del ristorante dove andavamo a mangiare quando okay. Eravamo giovane. Era una mini Austin piccolissima, poi uscivo io, ero un gigante, e tutti mi guardavano e dicevano: ma dove fa a stare dentro lì? Niente, grandi ricordi anche quelli. E quindi niente, dicevo, Robby, oltre a parte questi ricordi simpatici e tutto quanto, Robby, dobbiamo dimenticare che era il pezzo di una difesa importante che veniva da Milano, costituita da Maldini, Cimmino, se non sbaglio, Costa Curta. Se dimentico qualcuno, aiutami tu, Robby. Però insomma, sono quelli era quello la... se non ricordo male. E Roberto, credo che come me abbiamo una carriera più importante, credo che si sia sacrificato nella carriera per diversi anni, e forse se
se avesse accettato magari richieste più importanti in quel periodo, non che Palermo non fosse importante, ma parlo di categorie più importanti in quel momento, Roberto avrebbe avuto una carriera sicuramente superiore a quella che ha avuto, perché aveva le caratteristiche. Guarda che un po' ciò che mi chiedevi te, Robby, giusto, io sono venuto a Palermo e non ho fatto, sono, diciamo, l'unico rammarico che ho è quello di non aver potuto dare il meglio di me, cioè gli anni migliori della mia carriera, anche se c'è stato un periodo in cui stavo... Hai fatto grandi cose, allora sì, cioè, non sì, è che sì, la so, squadra... Diciamo che non ero al top, nel senso che avevo qualche acciacco fisico, qualche... insomma, non era la mia... Era, diciamo, nel culmine della carriera, quindi avrei potuto dare di più, ma soprattutto questo viene dal fatto che il mio legame con Palermo è sempre stato forte, quindi avrei voluto dare di più con, per quello che potevo dare, ecco, tutto qua, ma comunque ho sempre un bellissimo ricordo e credo sia stata la piazza dove mi sono trovato meglio. Come hai visto, posso dire una cosa, Enzo? Sì, certo. Io vorrei dire questo piccolo aneddoto, perché è una cosa simpaticissima. Quando arrivò Lorenzo a giocare la prima partita con me, ma lo possiamo togliere, Roberto? Mi sto confondendo. Ecco, eliminiamo. Ok, vai. No, perché mi dà non sento, poi mi confondo. Già sono un mezzo rincoglionito. No, vabbè. E quando venne Lorenzo a giocare con noi la prima partita, giocavamo in casa e si presentò Marcello, che c'è ancora credo adesso al magazziniere, Marcello dell'aiutante di Gino Cardella, e si presentò con la maglia di Lorenzo, che era il 28 se non sbaglio, se non vado errato, sì. E si presentò. Appena Lorenzo girò la maglia e vide la scritta del suo cognome, che avevamo i nomi sulla schiena, si arrabbiò, dice ma come si fa? Scrisse Marcello, che poi la fece fare Gino Cardella, e poi dette la colpa a Marcello, perché era quello che prendeva sempre le colpe di Gino, e faceva Gino, ma che minchia come l'ha? Invece c'era scritto Scarafone, invece che Scarafoni. Allora si arrabbiò e ci rimase male, no? Allora ci mise, credo, lo scotch, allora avesse messo lo scotch sulle litratini della E. Che poi col signore la andò via. Questa era stata la presentazione di Lorenzo della prima partita della sua stagione. C'è stata una partita molto particolare. Roberto Pedivellano, tu hai preparato un piccolo video che, insomma, ci dovrebbe anche far sorridere, no? Lo vuoi presentare tu? Veramente io non ne volevo per niente parlare. È stato Roberto Biffi a dirmi, ecco, c'è quel Robby, mi hai detto che hai preparato il gol di Lorenzo. Facciamo vedere anche il rigore che ha tirato con la Turi. Eccoci qua. Che Tarantino. ma porca miseria. Questo è rigore, rigore, giusto, e funziona. Ma era meglio che ci stava con di prima, allora. Sì, no, ma si è fratturato il polso. Tu devi sapere che Pietro Tarantino, che salutiamo, che è un carissimo amico, ci ha costruito una carriera sopra questo rigore. Lo so. Praticamente... Da lì in poi ha fatto il portiere, Lore. Da lì in poi ha fatto il portiere. Da lì in poi ha fatto il forno. Soprattutto per la statura. io ho sempre detto che... No, ma comunque adesso... A parte tutto, non ha calciato male, nel senso che ha calciato fuori, angolo, allora, e lui quello è un rigore sbagliato sicuramente, ma se uno lo analizza, una botta incredibile da un lato, proprio perché c'è un motivo, perché praticamente ho detto, questo non è un portiere, non si sa come reagisce, quindi cerco di angolarlo e tiro forte e via. E lui però è stato un andò da quella parte, scelse la parte giusta, scelse la parte che nemmeno si è tuffato, per dire, capito? Quindi insomma, Lorenzo, una giornata da dimenticare da parte mia. Lorenzo ascolta in chiusura, perché ci sono le squadre in campo, c'è quasi il calcio d'inizio. Sì, dobbiamo chiudere, Roberto. Quel rigore lì l'avresti sbagliato anche se non ci fosse stato il portiere, visto l'andamento di quell'anno, sicuramente è probabile, era destino probabilmente.
Chiudiamo. Allora, per noi è stato un piacere immenso avere quest'oggi Roberto Biffi, il nostro commentatore Grazie ufficiale, in compagnia di a voi. Lorenzo Scarafoni, un grande onore per Sport 19, per Grazie a voi. Telewan. Noi vi ringraziamo e vi auguriamo una buona partita del Palermo. Speriamo bene, incrociamo le dita. Ciao Grazie. Lore, Forza un Palermo, abbraccione. ciao Una settimana vengo, anche qua c'ho Va di più. bene, ti aspetto molto volentieri. Ciao, ti abbraccio forte, grazie. Ringraziamoli, le squadre stanno per entrare in campo, noi dobbiamo andare in chiusura. Roberto, allora No, le squadre sono già in campo. Sta le squadre per sono già in battere. campo e stanno per battere. Ok, Battere calcio perfetto. d'inizio, pallido sole, e speriamo che il sole sia ancora più splendente e illumini una bella vittoria. Ciao a tutti, Speriamo grazie. bene. Ciao, ciao a tutti.